www.trmweb.it. Le news in tempo reale. In tempo reale. I video, il forum, le nostre produzioni. Segnalaci la tua notizia. www.trmweb.it. Il sito web. CSM nega ad Antonio Ingroia l'autorizzazione a ricoprire il ruolo di presidente della Riscossione Sicilia S.p.A. offertogli da Crocetta. Il governatore replica: ora tocca solo a lui decidere. Vertice di maggioranza ad alta tensione oggi all'Ars. Il voto sui delegati che parteciperanno all'elezione del capo dello Stato ha prodotto strascichi. Intanto si lavora non stop sugli emendamenti al bilancio. Raccolta rifiuti ancora a rilento a Palermo e ancora incendi di cassonetti in molte zone. Oggi vertice fra i sindacati e Orlando, che domani sarà a Roma. All'orizzonte il fallimento della società. Circa l'80% delle imprese sottratte alla mafia è costretta a chiudere dopo la confisca. La CGIL propone un disegno di legge di iniziativa popolare e 50.000 le firme da raccogliere. Dal TG Med, e dunque arriva il no del Consiglio Superiore della Magistratura per Antonio Ingroia. Il magistrato non potrà così accettare l'incarico di presidente della società Riscossione Sicilia, un posto per il quale Crocetta stesso aveva fortemente voluto il suo nome. I dettagli da Veronica Over. Non sussiste l'interesse dell'amministrazione della giustizia. Ecco la motivazione con cui il Consiglio Superiore della Magistratura ha negato ad Antonio Ingroia l'autorizzazione a ricoprire l'incarico di presidente della Riscossione Sicilia S.p.A. Non ci sarebbero dunque i presupposti poiché l'ex candidato premier possa appendere la toga al chiodo per accettare un ruolo dirigenziale di un ente pubblico. Un colpo basso anche per il presidente Rosario Crocetta, che aveva scelto l'ex magistrato alla guida della società incaricata di riscuotere le tasse in Sicilia. A questo punto la scelta spetta ad Ingroia. Noi gli abbiamo fatto la proposta con onestà. Potrebbe svolgere un grande ruolo, ha detto il governatore. Un ruolo più che altro delicato, quello che spetterebbe ad Ingroia, proprio perché la ex Serit, per il 90% in mano alla regione e solo per il 10% ad Equitalia, negli ultimi giorni era finito nel mirino di Crocetta per gli eccessivi costi di gestione dopo la fuoriuscita dalla Montepaschi di Siena. 20 milioni di euro annui e un mutuo di 160 milioni da saldare più i costi di gestione. Circostanza che aveva spinto il governatore siciliano a presentare un esposto alla Procura di Palermo e alla Corte dei Conti per effettuare delle verifiche sulla condotta economica della società. Alla luce di tutto ciò, l'incarico di Ingroia avrebbe dato un nuovo smalto alla società, oltre a fungere da figura garante per una gestione all'insegna della legalità. Ma Crocetta ha fatto i conti senza la terza commissione del CSM, che ha rigettato la richiesta presentata da Ingroia per un collocamento fuori ruolo e l'aspettativa. Un passaggio obbligatorio, considerando che l'incarico sarebbe stato incompatibile con la sua attività da magistrato. Un ruolo che l'ex procuratore antimafia poteva svolgere solo in Valle d'Aosta, l'unica regione nella quale il leader di Rivoluzione Civile non era stato candidato. Nei programmi di Ingroia però c'era il ritorno in Sicilia. Ritengo che la mia esperienza antimafia può essere utile qui, ha detto il magistrato, e non ad Aosta come giudice in sovrannumero. Ma per fare ciò adesso Ingroia dovrebbe rinunciare per sempre alla magistratura. Vertice di maggioranza dai toni piuttosto tesi oggi a Palazzo dei Normanni, dopo che ieri il governatore Crocetta ha rischiato di vedersi escluso dalla triade dei delegati che andranno a partecipare all'elezione del Presidente della Repubblica. Intanto si lavora non stop sugli emendamenti al bilancio, che deve essere esitato dalla Giunta. La Commissione Bilancio dell'Ars ha proposto che dal documento venga stralciato il capitolo partecipate. Di tutto questo ci parla Luigi Perollo.
Un vertice di maggioranza a tratti molto teso e impegnato su più fronti, quello che si è svolto sino a pochi minuti fa a Palazzo dei Normanni, nella sede riservata al governo della regione. Un vertice che ha lasciato spazio ad una frenetica riunione di giunta per definire gli emendamenti al bilancio e alla legge di stabilità. Una riunione che andrà avanti ancora per alcune ore, dal momento che il nuovo testo deve essere al più presto depositato in Commissione Finanze per l'esame di merito, prima di arrivare in aula, convocata per il 17 aprile. Da quel momento ci saranno 13 giorni di tempo per approvare il bilancio. Ma oggi era opportuno chiarire alcune cose in termini di rapporti tra alleati dopo l'episodio di ieri all'ARS. La maggioranza è stata tradita da 12 franchi tiratori che si sono palesati durante le votazioni per eleggere i 3 delegati della Sicilia per l'elezione del capo dello Stato. In aula erano presenti 85 dei 90 deputati, 5 assenti erano tutti della maggioranza, che poteva contare dunque su 41 voti, ma Crocetta, che da presidente della regione ha rischiato di rimanere fuori, ha ottenuto solo 29 voti, 12 in meno del previsto. Francesco Cascio del PDL ha ricevuto 5 voti in più rispetto alle previsioni, il presidente dell'ARS Ardizzone dell'UDC, primo con 46 voti, ne ha raccolti 5 in più di quelli previsti. Primo dei non eletti è risultato il deputato 5 Stelle Salvatore Siragusa con 25 voti, 10 in più di quanti sono i grillini che restano fuori dalla rappresentanza per il Quirinale e che fino a questa sera hanno continuato a parlare di inciucio. Un vertice di maggioranza teso, quindi, che non ha portato alla luce i traditori individuati nell'area di centro, una tesi che ha fatto infuriare il segretario regionale dell'UDC D'Alia, rimasto a Roma. Il partito però è stato rappresentato dal capogruppo all'Ars Leanza, anche se per tutto il pomeriggio non sono mancate le frizioni tra Crocetta e l'UDC, frizioni alimentate dai passaggi degli ultimi giorni, dalle nomine dei 2 nuovi assessori sino a quella annunciata l'altro ieri di Ingroia, passando proprio per i rapporti con Sala d'Ercole. L'UDC non ha nascosto un certo fastidio e il voto di ieri ha fatto esplodere la pentola, ma la maggioranza terrà. Sfaldarsi alla vigilia del bilancio non conviene a nessuno. C'è stata attenzione anche durante un altro incontro, quello tra Crocetta e una delegazione dei precari che da questa mattina manifestavano in Piazza Indipendenza chiedendo la stabilizzazione. Sono i precari in servizio negli enti locali siciliani, alcuni di loro si sono anche incatenati davanti a Palazzo d'Orléan. Crocetta li ha ricevuti all'ARS, una riunione durante la quale il governatore ha cercato di rassicurarli sul fatto che i fondi per la copertura dei loro incarichi ci sono e che non ci saranno riduzioni del monte ore. I precari però lo hanno duramente contestato, ci sono state urla e diversi interventi degli assistenti parlamentari. L'ex deputato Marianna Caronia ha lasciato il PID Cantiere Popolare. Tra le principali motivazioni della sua decisione si legge in una nota il sostanziale fallimento politico del movimento che appare, dice la Caronia, del tutto manifesto, oltre che dai deludenti dati elettorali delle ultime 3 competizioni, anche da alcune importanti decisioni prese dal suo vertice in assoluta solitudine. E siamo all'emergenza rifiuti, una situazione sempre più critica a Palermo e in provincia, tra incendi di cassonetti e raccolta a rilento. Intanto domani il sindaco di Palermo Orlando sarà a Roma, mentre ci sono brutte notizie per Lato 1, che gestisce la raccolta dei rifiuti in diversi comuni del comprensorio partinicese. Vediamo. Un'altra notte di fuoco a Palermo e superlavoro per i vigili, chiamati a domare decine di incendi appiccati a cassonetti e cumuli di rifiuti da via Messina Marina a via Garibaldi. E dove i rifiuti non bruciano continuano ad accumularsi in mini discariche a cielo aperto. Colpa dello stato di agitazione dei lavoratori di Amia e Amia SM, in questi giorni fermi per assemblee e proteste, ma colpa anche di problemi tecnici alla discarica di Bellolampo, lo sostiene l'azienda, secondo cui oltre al problema dei volumi della discarica oggi si è aggiunta una avaria ad un mezzo. Intanto il comune sembra accelerare per scongiurare nuove proteste e i cortei preannunciati dai lavoratori. Il sindaco ha anticipato ad oggi la riunione inizialmente prevista per venerdì con i sindacati. Sul tavolo ovviamente l'eventuale fallimento dell'azienda dopo che il tribunale ha rigettato la richiesta di concordato preventivo presentata dai commissari. Orlando ha annunciato che domani sarà a Roma per un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico. L'amministrazione comunale garantirà
tanto la copertura finanziaria quanto l'organizzazione perché il servizio continui occupando tutti i lavoratori in atto occupati. Una riunione, quella di oggi, con i sindacati dai toni piuttosto tesi. Intanto non va meglio in provincia. Oggi si è infatti dimesso il commissario liquidatore del lato 1, la società che gestisce la raccolta dei rifiuti in 11 comuni del palermitano, da Cinisi a Partinico. Anche qui in queste ore continuano a moltiplicarsi gli incendi di cassonetti e immondizia. Michele Aiello, l'ex Remida della sanità privata siciliana, condannato a 15 anni e 6 mesi nel processo per le talpe alla DDA di Palermo perché ritenuto prestanome del boss Bernardo Provenzano, è tornato in carcere dagli arresti domiciliari nella sua casa di Bagheria. Aiello era stato posto ai domiciliari per una forma di favismo ritenuta incompatibile con la reclusione. Adesso il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha stabilito che nel carcere milanese di Opera esistono le condizioni per garantire ad Aiello un'adeguata assistenza. La vicenda all'epoca fece scalpore e sollevò diverse proteste. Adesso Aiello tornerà a scontare la condanna all'interno di una struttura carceraria. È passata invece in giudicato la sentenza di assoluzione nei confronti di Saverio Romano. Ne danno notizia i legali del politico leader del PID. Né la Procura della Repubblica né la Procura Generale presso la Corte d'Appello hanno infatti proposto impugnazione. Siamo soddisfatti, hanno detto gli avvocati di Romano, perché le motivazioni della sentenza escludono interpretazioni diverse dalla totale estraneità di Romano alle accuse inizialmente addebitate. Nel giorno in cui il presidente del Senato Grasso chiede una commissione parlamentare sulle stragi irrisolte nel nostro paese, prosegue a Caltanissetta il calendario di udienza del processo Borsellino-Quater. In aula sono tornate le drammatiche immagini di quel pomeriggio in Via D'Amelio. Chi c'era non ha bisogno di rivedere il film della strage, quello realizzato dagli operatori televisivi catapultati in Via D'Amelio già nei minuti successivi all'esplosione. A quasi 21 anni da quel pomeriggio le immagini sono state proiettate in aula a Caltanissetta su richiesta della Corte. Immagini ad esempio nelle quali si vede o si intravede, a seconda delle inquadrature, l'allora maresciallo dei carabinieri Giovanni Arcangioli allontanarsi dal luogo della strage con in mano la valigetta di pelle di Paolo Borsellino. Valigetta poi ritrovata sul sedile posteriore della croma blindata che Borsellino guidò sino in Via D'Amelio, preceduto e seguito dalle altre vetture di scorta, così come confermato nei giorni scorsi dall'unico sopravvissuto tra gli agenti di scorta, Antonio Vullo, che nel momento dell'esplosione stava posizionando la sua vettura pronto per uscire da Via D'Amelio. Per la procura di Caltanissetta sarebbe stato Arcangioli a far sparire l'agenda rossa in cui Borsellino puntava riflessioni e spunti investigativi, agenda mai più ritrovata. Arcangioli è stato scagionato, ma è stato citato come teste al Borsellino Quater. Ad essere ascoltate durante le ultime due udienze, oltre a Vullo, anche le nipoti del magistrato ucciso, Cecilia e Marta Fiore, figlie di Rita Borsellino, residenti in Via D'Amelio. Le due ragazze hanno raccontato di alcuni particolari notati nei giorni precedenti l'eccidio, come la presenza di un furgone bianco e di alcuni fusti da cantiere nel punto in cui poi fu piazzata la 126 imbottita di esplosivo. Si cerca, anche alla luce di questi racconti, di incrociare le dichiarazioni dei pentiti che hanno permesso di istruire questo quarto processo. Riesplosa a Niscemi la protesta degli attivisti No Muos in risposta alla ripresa dei lavori di costruzione nella base militare americana di Contrada Ulmo del contestato sistema di telecomunicazione satellitare ad altissima frequenza, ritenuto pericoloso per la salute dei cittadini del comprensorio. Le mamme No Muos hanno bloccato questa mattina con le loro auto la strada che conduce al presidio statunitense, impedendo il transito a operai e soldati americani. La tensione è tornata alta da quando è stato accertato che, malgrado l'impegno del console americano e nonostante il decreto della Regione Sicilia che revoca le autorizzazioni, i lavori di costruzione dell'impianto radar sono ripresi e si avviano a completamento.
E sono ripresi gli sbarchi di immigrati clandestini a Lampedusa. Due i barconi giunti oggi sull'isola sono stati trainati in porto, dove sono arrivati nel pomeriggio. Il primo barcone, con a bordo 90 persone, era stato segnalato a 100 miglia dall'isola ed era stato poi agganciato da una nave mercantile che lo ha appunto trainato nel porto di Lampedusa. Altri 75 immigrati, tra cui un bambino, erano invece a bordo di una seconda imbarcazione avvistata quando era già nei pressi della costa. Una emergenza dunque che torna a riaffacciarsi con il ritorno della bella stagione. Adesso noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi altre notizie e servizi del giornale. A tra poco. Global Service, servizi a 360 gradi, ristrutturazioni edili, impermeabilizzazioni, prospetti, rifacimenti, bagni e cucine, preventivi gratuiti e pagamenti dilazionati. Global Service, tutti i servizi che vuoi. Infoline 340 50 68 658. Centro Ippico Ristorante Lo Sperone, scuola d'equitazione per adulti e bambini, maneggio e ristorante con cucina tipica siciliana. Festeggia da noi qualsiasi evento in ogni periodo dell'anno. Contrada Sasi, Alcamo, www.losperone.it. Cercasi principessa per offerta da farla. Da 2V, il materasso Memory Form, la rete più due guanciali, a soli 990 euro. A rate senza interessi. E in omaggio, il letto con sistema contenitore. Affrettati! L'offerta è valida nei nostri punti vendita fino al 30 aprile. Hai deciso di vendere il tuo oro, ma non hai tempo per raggiungere i nostri punti vendita. Affari in oro ha la soluzione per te. Da oggi eseguiamo il ritiro dei preziosi direttamente a casa tua. Contatta il nostro reparto di acquisto online. Clicca il nostro sito web e scoprirai i vantaggi. Affari in oro. Tesoro, sposami. Brindiamo? Certo! Pensiamo allora a blindare la nostra casa. Ampia scelta infissi, porte realizzate artigianalmente e non solo, a prezzi blindati. Blindo Casa, esposizione Viale Regione Siciliana 686 a Palermo. Infoline 091 663 1016. Pranzo 5 euro, cena 8 euro, mezza pensione 8 euro con colazione e pranzo, pensione completa 13 euro, si effettua anche servizio a domicilio, bitto e alloggio in camera doppio tripla con pensione completa 40 euro al giorno, 200 euro alla settimana, 700 euro al mese, assistenza sanitaria H24, comunità alloggio per anziani Samuela, via Leonardo da Vinci 30 Palermo. C'è stato un grave incidente oggi sulla A29, l'autostrada Palermo-Mazara del Vallo, è accaduto proprio alle porte di Palermo, subito dopo lo svincolo di via Belgio in direzione Trapani, un tamponamento che ha coinvolto quattro mezzi, due gli automobilisti feriti, uno di essi un uomo di 37 anni, versa ora in gravissime condizioni ed è ricoverato all'ospedale Villa Sofia. Pesanti le ripercussioni sul traffico, che è rimasto paralizzato per almeno due ore. Lo svincolo verso l'autostrada, lo svincolo di via Belgio, è rimasto anche chiuso, e un altro incidente si è verificato a Villa Abate, anche qui lunghe code e rallentamento del traffico. Appartamenti, negozi, terreni, ma anche fondi di investimento e automezzi per oltre 1.600.000 euro sono stati sequestrati oggi dalla Guardia di Finanza di Palermo a 10 trafficanti di droga, coinvolti anche due palermitani, un 55enne con precedenti per mafia ritenuto vicino alla cosca di Santa Maria di Gesù e un palermitano di 67 anni, anche lui con precedenti per reati di droga. Gli altri 8 sono ritenuti membri di una organizzazione di trafficanti che importava cocaina dal Sud America. Adesso cambiamo decisamente argomento, numeri crescenti quelli di sequestri e confische che naturalmente suscitano ottimismo per quanto riguarda l'aggressione ai beni della criminalità organizzata. Lo stesso ottimismo però difficilmente può riguardare il dopo, cioè quello che succede all'indomani della confisca e per la loro gestione. Sentiamo perché in questo servizio di Luca Salerno.
Dopo la confisca, 9 aziende su 10 sono costrette a chiudere. Se i numeri dell'aggressione ai patrimoni della criminalità fanno registrare una crescita esponenziale, aumentano però anche le difficoltà nel mettere a regime e inserire le imprese nel circuito legale. I motivi sono diversi e per ognuno di questi, dice la CGIL, servono interventi urgenti. Il primo è quello di costituire una sorta di fondo di rotazione dal quale acquisire le risorse necessarie per sostenere lo start-up di un'azienda che sequestrata si deve reinventare. Quando avviene un sequestro e una confisca tutti scompaiono, quindi c'è da ricostruire questo tessuto. Il secondo è bisogna assolutamente sostenere i lavoratori che improvvisamente si trovano senza lavoro, perché per evitare che passi il messaggio quando c'era la mafia in qualche modo si lavorava, adesso viene lo Stato e il lavoro se ne va. E terza questione, bisogna risolvere il problema delle ipoteche, perché in questi beni quasi sempre siamo di fronte a prestiti che la criminalità ha attivato e rispetto alle quali le banche subito pretendano il rientro dopo che magari questi prestiti li hanno concessi con estrema facilità senza preoccuparsi se il progetto industriale stava realmente in piedi. Proponiamo che si costruisca un albo degli amministratori giudiziari che non possono essere ed avere un approccio da curatori fallimentari. Siamo di fronte ad un'azienda, abbiamo bisogno piuttosto di un approccio manageriale. Anche gli strumenti che già esistono non bastano a garantire un futuro alle aziende e ai lavoratori. È il caso dell'Agenzia dei Beni Confiscati. Perché trovato lo strumento, in realtà lo strumento non è assolutamente messo nelle condizioni di operare. Sono soltanto 30 i dipendenti dell'agenzia quando questa agenzia deve appunto occuparsi di oltre 11.000 beni confiscati e oltre 1.700 aziende, e non è possibile. In questi giorni continua la campagna da parte della CGIL per un disegno di legge di iniziativa popolare da presentare in Parlamento. È possibile firmare la proposta in tutte le Camere del Lavoro d'Italia e nelle sedi delle associazioni promotrici. L'elenco completo è sul sito della CGIL. Si indaga a Palermo su una intimidazione ai danni di un centro estetica. Questa mattina la titolare del negozio ha trovato i lucchetti pieni di colla. L'esercizio commerciale si trova in via Camillo Camigliani, nella zona di via Leonardo da Vinci. Le indagini sono condotte dalla polizia. La donna ha dichiarato agli agenti di non avere subito in passato alcuna richiesta estorsiva. A Leonforte, in provincia di Enna, un uomo di 30 anni ha tentato il suicidio oggi pomeriggio minacciando di far esplodere una bombola del gas. La decisione sarebbe stata presa dall'uomo dopo un litigio avuto con il fratello. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia che sono riusciti a fermare il trentenne dopo aver fatto irruzione nell'abitazione. L'uomo è stato poi affidato alle cure dei medici. E c'è stato un incidente sul lavoro nel Trapanese. Un pensionato di 70 anni, Francesco Fontana, è finito oggi pomeriggio sotto il suo trattore ed è morto. L'uomo stava arando un terreno di sua proprietà in contrada Ciafaglione. Per cause ancora da accertare, il mezzo su cui l'uomo si trovava si è ribaltato, uccidendolo sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. E cambiamo argomento ancora una volta, parliamo di sport, uno sport da sensibilizzare sui temi della legalità e del rispetto delle norme fiscali. Questo è l'obiettivo principale di un protocollo d'intesa che è stato siglato proprio oggi tra il CONI e l'Agenzia delle Entrate della Sicilia. Questo servizio è curato da Ambra Drago. Le società sportive della regione siciliana iscritte al CONI sono solo nell'anno 2012 11.878 e tra queste si contano anche gli enti di promozione sportiva e le associazioni dilettantistiche. L'attività di controllo che durante quest'anno è stata svolta dall'Agenzia delle Entrate su un'intera macchina sportiva ha accertato un'evasione di 2 milioni di euro. Questo potrebbe essere dovuto anche ad una scarsa informazione sugli adempimenti fiscali, soprattutto all'interno del mondo associativo e dilettantistico.
artistico. Ecco che oggi Sport e Fisco hanno formato un'unica squadra, unendo i propri intenti all'interno di un protocollo d'intesa, rivolgendosi sia alle nuove generazioni che al mondo dirigenziale, al fine di promuovere con campagne informative e tavole rotonde la cultura e la legalità ad ogni livello sportivo. In Sicilia ci sono circa 12.000 associazioni, e molte delle quali hanno un consiglio direttivo formato da persone, qualche volta anche da familiari, da persone che si conoscono tra di loro, si dedicano all'aspetto tecnico delle associazioni sportive e quindi non hanno né tempo né competenze talvolta per seguire l'aspetto fiscale, anche non hanno le risorse spesso per farsi seguire da un consulente. Per evitare che il mondo sano delle associazioni sportive dilettantistiche possa incorrere in errori formali che intaccano i propri diritti alle agevolazioni fiscali, quindi questo è il compito principale. Si è ufficialmente aperta oggi, dopo la tradizionale consegna simbolica delle chiavi della città da parte del sindaco Leoluca Orlando agli alunni, la 19ª edizione di Palermo apre le porte. Nei prossimi 4 weekend la città, dal centro storico alle periferie, si aprirà alle scuole con l'obiettivo di recuperare la memoria del passato attraverso la riappropriazione dei monumenti e delle bellezze del territorio. Sono in tutto 98 gli istituti scolastici coinvolti nell'iniziativa, sono tantissimi naturalmente gli alunni che vestiranno i panni di Cicerone e tantissimi anche gli eventi in programma. Oltre alle tradizionali visite nei weekend ci saranno anche spettacoli, momenti di incontro e di gioco e di sport. La manifestazione tramite opportuni accorgimenti sarà anche fruibile dalle persone disabili troppo spesso escluse. Facciamo ancora una brevissima pausa pubblicitaria, poi le eventuali notizie dell'ultima ora. Al mercatone della ceramica parlano i prezzi. Alcuni esempi: piatto doccia, 29,90 €. Serie sanitari 4 pezzi, 69 €. Gresso porcellanato, opera incerta, 8,90 € al metro quadro. Vasca idro con sportello, 1490. Il mercatone della ceramica.com. Aperti anche il sabato pomeriggio. Global Service, servizi a 360 gradi, imbiancatura, controsoffitti, ponteggi propri, impianti termici, elettrici e di condizionamento, preventivi gratuiti e pagamenti dilazionati. Global Service, tutti i servizi che vuoi. Infoline 340 50 68 658. Vialdi presenta il materasso Ergo Memory, progettato per garantirvi il massimo del comfort. Altezza 23 cm, uno strato di memory con 12 zone a portanza differenziata e due strati in tecnopolimeri per un supporto ortopedico. Fuori, un guscio in morbida ciniglia di puro cotone sfoderabile e lavabile. Un concentrato di tecnologia a soli 399 € nella versione matrimoniale e 299 in quella singola. Vialdi. Innovazione, tecnologia, estetica, benessere, i nostri quattro assi per garantirvi sempre un acquisto sicuro. Centro Ippico Ristorante Lo Sperone, scuola d'equitazione per adulti e bambini, maneggio e ristorante con cucina tipica siciliana. Festeggia da noi qualsiasi evento in ogni periodo dell'anno. Contrada Sasi, Alcamo, www.losperone.it. Tesoro, sposami. Brindiamo? Certo! Pensiamo allora a blindare la nostra casa. Ampia scelta infissi, porte realizzate artigianalmente e non solo. A prezzi blindati! Blindo Casa. Esposizione Viale Regione Siciliana 686 a Palermo. Infoline 091 663 1016. Pranzo 5 €, cena 8 €, mezza pensione 8 € con colazione e pranzo, pensione completa 13 €. Si effettua anche servizio a domicilio. Bitto e alloggio in camera doppio o tripla con pensione completa 40 € al giorno, 200 € alla settimana, 700 € al mese. Assistenza sanitaria H24. Comunità alloggio per anziani Samuela, via Leonardo da Vinci 30, Palermo.
Qualche notizia molto rapida prima di chiudere. Andiamo a Catania, dove l'Etna continua a emettere cenere, un'attività, quella del vulcano, che non ha impedito oggi la regolarità delle attività all'aeroporto. Lo scalo chiuderà però alle 24, l'unità di crisi si riunirà domani mattina all'alba per monitorare la situazione e decidere in merito. È stato invece confermato dalla Federmarcisal lo sciopero del personale della compagnia delle isole previsto per domani, dunque saranno fermi agli scafi e traghetti. Il sindacato annuncia che saranno comunque garantite le corse essenziali per le isole minori siciliane. Con questo è tutto, io vi lascio al meteo e al TG Med Sport. Grazie per essere stati con noi e una buona serata. Domani sulla Sicilia ancora bel tempo, con sole e qualche addensamento nuvoloso, ma senza fenomeni associati. Le temperature saranno stabili sia le minime che le massime, o in ulteriore lieve rialzo. Venti deboli di direzione variabile, mari poco mossi o localmente mossi, soprattutto il mare Canale di Sicilia.